Ciao a tutti, benissimo, prima che hai cominciato a commentare, a rompere, a tutto un po', sì, lo so, l'illuminazione fa schifo, l'ora è tarda, sembro mezzo addormentato, so che ho una luce negli occhi che mi sta accecando, so cosa avete mangiato a cena, quindi inutile che mi commentate qui sotto e me lo dite, anche se so che non lo farete. Bene, spieghiamo ora subito perché questo è uno speciale Dravlog. Ho finito tipo 10 minuti fa di vedere l'ultimo episodio di Freaks. Per chi non sapesse cos'è Freaks, diamo un'occhiata qua magari. Sì, ok? E sì, bene. Potete vedermi sul mio computer con ancora il canale. Il nome completo. Freaks the Series. Come video terminato. Me lo sono visto tutto, mi sono visto tutto Freaks da appena uscito il primo episodio. Perché mi è sembrato subito un progetto carino, tutto un po'. E vorrei fare con questo speciale Dravlog fare una specie di pseudo recensione, più pseudo che recensione, tanto copiando il mio amico Jiku. Più pseudo che recensione, e vai, suono di MSN che rompe le palle. Una pseudo recensione di Freaks. Bene, perché io sono un bastardo e anche se è una cosa molto bella, io devo sempre trovare qualcosa da criticare. Sì. Presupposto che con le risorse che il cast ha avuto. Vorrei fare complimenti a tutti perché in ogni caso mi è sembrato un progetto bellissimo, un'invidia incredibile perché io non sarei mai in grado di organizzare una cosa del genere, anche perché non sarei proprio capace, punto. Bravissimi tutti, bravissima la recitazione, tutte cose così, ma io devo subito trovare qualcosa da criticare, se no non sono contento. Cominciamo subito. Allora, io devo dire, prima di tutto, il primo episodio è stato molto bello, una bellissima premessa, tutto un po', però devo dire che la serie dopo un po' perso per quanto riguarda la storia. Storia interessante, l'ho trovata molto interessante e l'ho seguito molto volentieri. Peccato solo 7 episodi, ma posso capire. Diciamo che ha perso un po' nella storia. Perché? Perché dico questo? E perché dico anche che la storia è interessante? La storia è interessante perché ha delle buonissime premesse. Le premesse sono molto buone. La storia blackout, sì, ispirata a Misfits e cose del genere, però rivisti in un modo un po' scusate, modo un po' diverso. Mi è piaciuta l'idea. Ha perso un po' nella storia, perché devo dire che si è un po' incasinata, cioè va bene lasciare il mistero, però dico, ragazzi, avete un po' esagerato, vorrei dire. No, lo dico, non lo dico con cattiveria per dire che fa schifo, lo dico in modo un po' costruttivo. Avete un po' esagerato, è stato un po' esagerato. Perché a un certo punto non si capiva proprio più niente e senza una puntata riassuntiva effettivamente era comunque un po' confusionario. Io dico che mi sembra l'episodio 4, quello in cui si vedeva, come era già, What If, mi sembra, il titolo. E mi è sembrato un po' un episodio che poteva anche essere risparmiato. Poi magari sono io scemo perché sto. Ecco, dimenticato di appuntare che questa pseudo recensione la sto facendo proprio di primo acchito, però ho visto la serie una sola volta senza aver riguardato niente. E lo sto facendo apposta, non perché non ho voglia di riguardarlo. E tutto si risolve nella settima puntata, che però mi è sembrato un po' esagerato fare tutto questo collegamento di cose, collegamento di cose nell'ultimo episodio. È un po' esagerato, va bene che è più lungo tutto così, però diciamo un po' una tasta carrellata di non so come dirlo, tasta carrellata di cose in un episodio solo mi è sembrata un po' esagerata. Sempre riguardo alla storia, trovo che l'ultimo episodio mi è piaciuto davvero tantissimo, a parte l'inizio, ma lì ci tornerò dopo. Mi è piaciuto davvero tantissimo e ho trovato il finale è una buonissima premessa per una continuazione con la nuova stagione. Faccio i complimenti per questo finale, mi è piaciuto davvero tantissimo. E questa introduzione di un personaggio all'ultimo momento mi è piaciuta molto, è una cosa che mi piace. Complimenti per l'idea. Passiamo a qualcos'altro, vorrei passare a parlare un po' della recitazione. Allora, la recitazione ho trovato che è stata molto buona, tranne qualche calo in alcuni punti, che ho trovato proprio un po' piatti. Un po' piatti, diciamo, piatti, 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 non piatti da mangiare, piatti, piatti nel senso di piatti. Che senso può avere piatti dal resto? Va bene che l'audio poteva essere quello che era, il materiale, strumentazione, adesso non so, io ho seguito un po' i backstage, punti di produzione, ho cercato di capire qualcosa, ma ovviamente non ho capito niente. Adesso faccio l'esempio che mi viene più lampante perché l'ho appena visto. Nel settimo episodio all'inizio ho trovato proprio un po' piatta la recitazione. Ad esempio quando. Aspetta,
Mi dico sempre i nomi dei personaggi, quindi dico i nomi degli attori, chiamiamoli attori, va bene, degli interpreti, ecco, diciamo interpreti. Dico, l'incontro tra Giampaolo e Claudio mi è sembrato un po' piattino, va bene tutto, ma certe recitazioni invece sono fatte proprio bene, certe scene, io ho trovato che la parte finale dell'episodio settimo è stata davvero fantastica, mi è piaciuta davvero tanto, recitata molto molto bene, anche la parte del blackout molto carina. Direi che per la recitazione basta. Per quanto riguarda la ripresa e il montaggio, così, allora, sempre presupponendo il fatto che non ce la farei a prendermi lo sbattone di fare tutta sta roba, devo dire che tipo certi punti, dialoghi e video sono stati messi con un questo timing un po' sballato, che non mi è piaciuto tanto, certi passaggi da un'inquadratura all'altra con audio in mezzo oppure audio troppo staccato. Adesso non so bene come dire. Sempre, adesso mi viene sempre in mente. Ecco, sì, sono ripetitivo. Sempre l'incontro tra Giampaolo e Claudio, anche lì è stato il punto in cui l'ho notato di più. Sarà anche perché degli altri pezzi mi ricordavo cioè, mi ricordo cosa succede, storia, tutto un po' tutto così. Però magari non mi ricordo perfettamente il momento, la scena precisa. Ecco, la scena in cui cavolo, non mi viene più in mente il nome, accidenti. Cosa seppellisce il corpo nel sacco nero? Lì ho trovato una scena un po' lunga, un po' esagerata. E lì si poteva accorciare un po', ma questo è solo un dettaglio. Poi, cosa potrei ancora dire? Potrei dire delle soundtrack. Allora, vorrei fare un complimento a tutti gli About Wayne, perché sono soundtrack molto belle, un gruppo molto bravo, mi piace molto, complimenti. Un complimenti a Giampaolo per tutti la sistemazione delle soundtrack, sono molto belle, però devo dire che in certe situazioni sono un pochino ripetitive. Cioè, quel quello lì a volte era un po' troppo ripetuto, cioè io l'avrei staccato un po' di più, avrei messo magari un altro pezzo in mezzo in più, a volte era proprio un po' ripetitivo. Sono pignolo, mi danno fastidio queste cose, quindi non state a sentire a me. Se pensate sia giusto continuate così, no. Giusto nell'episodio 7 ho notato quel pezzo in cui c'è praticamente. Adesso vado a sbagliare di nuovo il nome. E Marco, scommetto, Guglielmo, insomma, che corre. La musica è bassa e poi sale un po' troppo velocemente. Ho trovato quel particolare un po' fastidioso. Io avrei fatto solo un crescendo un po' più lungo. Tutto lì. Posso dire questo ancora. Altro che dire, di nuovo complimenti a tutti per il progetto, ho trovato molto bello, spero in una nuova stagione. Ovviamente, cioè, dopo un finale del genere mi aspetto di sicuro una nuova stagione, ma però me l'aspetto anche aspettandomi molti aspetti migliorati, tutto quello che è stato fatto, tutti queste magari questi problemi che ho elencato io, che magari sono problemi che se vedo solo io e che nessun altro vede, perché può essere è normalissimo che ciò accada. Ma magari i problemi che ho trovato io, problemi che hanno trovato altri, problemi che hanno trovato i stessi produttori, stesso Matteo Bruno, stesso Guglielmo, stesso Compagnia Bella, tutto un po', vengono magari risolti, sistemati, fatti un po' meglio. Cioè, io spero che questa sia stata comunque per voi che avete fatto questa serie, sia stata comunque una bellissima esperienza. Da quanto vedo dalle varie interviste backstage, appunto di produzione, sembra che sia stata una bella esperienza. E spero che vi aiuti a migliorare e buon complimenti a tutti e buon.